solamente te falta un beso. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo della mega galattica immensa infinita patch di Race Room uscita il 30 novembre scorso di 10 giga e passa di roba rilasciata da Sector Studio 3. Ovviamente ragazzi, il changelog è talmente tanto lungo che durerebbe quanto il film La corazzata Potemkin del famoso Fantozzi, quindi io non è che vi faccio un video di 7 ore. Parliamo dei punti più importanti. I punti più importanti sono sicuramente l'implementazione della possibilità di poter eseguire il gioco a 64 bit, il che riduce le possibilità di arresti anomali, soprattutto quando si caricano sessioni con tantissime auto e eventualmente tracciati molto lunghi come il North Shift. Altra cosa che è stata implementata ed è molto molto importante è sicuramente il supporto per il triple screen. Oltre a questo, per far contenti i giocatori in realtà virtuale, sono state aggiunte animazioni delle braccia dei piloti che riescono ad oggi a fare 360 gradi, il che è più immersivo ed è meglio, perché all'interno, quando tu giri tutto e le braccia del tuo pilotino dentro non si muovono fino in fondo, non ti piace, quindi hanno implementato anche questo. Inoltre sono state aggiunte 3 bellissime auto con contenuti di altissima qualità. Parliamo del della C7R Corvette Callaway, poi l'Audi R8 LMS ed è stata introdotta l'AMG Mercedes GT3, che era già stata anticipata e presente comunque nel gioco. Sostanzialmente sono state apportate grossissime modifiche per quanto riguarda la categoria GT3R, anzi è stata completamente rivista tutta la fisica ed è stata fatta da uno degli sviluppatori ultimamente entrati, Alex, e più il cognome che è illeggibile per me, in attesa che tutte le GT3 vengano riviste. Inoltre la Sector Studio ha, insieme a questa patch, confermato che ci saranno 3 nuove auto della Porsche. Come promesso, entro il 2017, quindi vuol dire che le patch 2017 non sono assolutamente finite. Io ho preso queste 3 auto, le ho provate, le vedete nel gameplay. Vi avverto ragazzi, se le comprate non compratele singolarmente, perché al prezzo di una singola comprate il pack promozionale delle GT3R, dove sono presenti queste 3 nuove auto più tutte le skin, quindi non fate la cavolata di comprare ne una sola, piuttosto andate a prendere il pack che costa il prezzo di un'auto. Quindi questo è un piccolo suggerimento. Sono state riviste tantissime cose ragazzi, che è praticamente impossibile andare a elencarle su tutte, perché altrimenti il video dura realmente 17 ore. Quindi vi invito a guardare su Steam il changelog, oppure andate sul forum ufficiale se capite un pochettino in inglese, se no c'è Google Translate che fa benissimo il lavoro. Però una cosa sulla quale mi vorrei sicuramente soffermare è questa nuova competizione che vogliono introdurre, che è sicuramente lì nascosta in questa mega patch che verrà attivato, il Race to Win. Questo nuovo concept agli esordi per quanto riguarda Race Room, che è stato comunque sempre basato su competizioni del tipo leaderboard mondiali piuttosto che campionati online come gli sport con la VTCC e le Mercedes, vogliono introdurre un concetto di competizione in cui, pagando un minimo di VRP, cioè quei crediti virtuali che si comprano su Race Room, per poter partecipare a delle competizioni appunto a premi, però non come semplice leaderboard. Si pensa a leaderboard a tempi diciamo ristretti o a un numero massimo di giri e di tentativi per poter ottenere il miglior tempo.
il che dà la possibilità di poter avere competizioni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Vi lascio un po' di gameplay per apprezzare sia la qualità grafica di queste tre nuove auto che sono state introdotte e anche dell'audio. Io personalmente ho notato che effettivamente sulle GTR 3 e sulle GT3 la fisica è cambiata in meglio, la risposta e la connessione che si ha con queste auto in termini di force feedback è davvero di altissimo livello. Io ragazzi ho fatto il giro rapidamente di questa patch mega galattica, spero che il video, seppur breve, vi sia piaciuto. Come al solito un abbraccio a tutti, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, se il video vi è piaciuto non esitate a lasciarmi un like e se non l'avete già fatto iscrivetevi, tanto è gratuito. Da Fabris è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!